Francesco Bertolino, diciamo, Francesco Bertolino. Buonasera a tutti. È vero, questa sera questo è un duo abbastanza inedito. Spero che la musica che noi eseguiremo questa sera sia di vostro gradimento. In realtà la nostra matrice è una matrice di musica improvvisata, alcuni la chiamano jazz, altri musica moderna. In realtà è soltanto espressione, pura espressione. Espressione che viene da sicuramente anni di dedizione alla conoscenza della musica. Ma seppur incomprensibile, è una musica che tenta sempre di partire dal cuore. Quindi spero che la nostra intenzione di questa sera di fare musica che venga dal cuore, arrivi al vostro cuore. Stasera abbiamo preparato per voi un repertorio non troppo difficile alle nostre orecchie, per la nostra esperienza. Speriamo di riuscire a coinvolgermi. Suoneremo brani inediti come questo, che si chiama Cantabile, un brano originale forse di uno dei più grandi pianisti che hanno solcato il nostro pianeta, che si chiama Michel Petrucciani. Immagino che qualcuno di voi conosca. Suoneremo anche standard della tradizione jazzistica, le cosiddette canzoni che gli americani chiamano song, e suoneremo anche brani originali, quindi spero ancora una volta che potremmo essere capaci di trasmettervi quella che è la nostra intenzione di musica. Grazie a tutti voi e grazie all'organizzazione per averci invitato qui. Thank you.
Thank you.
mi rendo conto che alle orecchie di chi si avvicina magari per la prima volta a questo tipo di musica tutto sembra un po' difficile. Questo era, diciamo, questo è il ruolo di chi come noi suona questa musica, cercare di renderla il più possibile fruibile e piacevole. Il brano che abbiamo appena eseguito è di un grandissimo musicista italiano, magari qualcuno di voi lo avrà ascoltato, sentito nominare, si chiama Enrico Rava, e questo era il tema di un cartone animato, ricorderete tutti voi Jessica Rabbit, Jessica Tatum e Roger Rabbit, e questo è il tema di Jessica Tatum. Quindi, come vedete, questa è una musica che comunque si confà anche ad altri territori. Il brano che suoneremo a seguire è un brano invece di un compositore americano. Il suo nome è Steve Swallow e ha scritto questo blues davvero divertente. Spero possa essere di vostro gradimento. Grazie. Thank you.
Perché quando si pensa al jazz, alla musica improvvisata, alla musica moderna, si pensa sempre che tutto venga dall'estero, venga da fuori. In realtà, per chi lo sa, la musica jazz, la musica improvvisata è stata molto influenzata da musicisti siciliani, italiani, sardi. L'Italia ha contribuito in forte misura, con tantissime unità, parliamo di unità, nella musica jazz. E se il jazz fosse nato in Italia, oggi gli standard, i cosiddetti standard, le canzoni classiche sarebbero Vola Colomba Bianca Vola o Pippo Pippo. Sì, allora il brano che oggi noi eseguiremo è un brano da tutti voi conosciuto come L'amore è una cosa meravigliosa, e quindi lo dedichiamo a voi, Francesco Bertolini. Io volevo dire, a proposito, era siciliano, dicono almeno, ci fu questo grande sassofonista, si chiamava Nicola Rocca, ed era siciliano, e questo qui praticamente ha sostenuto per anni di essere stato lui ad aver inventato la jazz band, nei primi anni del secolo scorso, nel 17, no? Tra l'altro ci sono tracce già prima delle jazz band, ma la prima vera jazz band ci deve aver inventato lui. E questo è andato avanti fino alla sua morte, lo davano per pazzo quest'uomo, e invece poi si è scoperto che è il primo disco della storia del jazz. Primo disco della storia del jazz, è il musicista. Non c'è genio, non c'è neanche la pazzia. Cosa? Genio è? Genio, non c'è neanche la pazzia. È vero, vanno a pari passo. L'amore è una cosa meravigliosa. Thank you.
Altre musiche, è vero, perché questo era un brano italiano della nostra tradizione, magari un po' irriconoscibile, ma era della nostra tradizione. Il prossimo brano che suoneremo, invece, pensate un po', è un brano che viene dal Texas, una zona dell'America in cui il jazz non ha mai messo piede. Un brano suonato nelle balere dove si eseguono i balli, quelli country. È un brano country, è un brano country della tradizione country, che è una cantante straordinaria che si chiama Abby Lincoln, un essere straordinario, ha riarrangiato in versione jazz, che poi in realtà non è tanto jazz, perché si rifà alla musica Dixieland dei primi del Novecento, in poche parole. Il brano che eseguiremo si chiama Blackberry Blossoms ed è dedicato alle primizie della primavera, i mirtilli, i Blackberry Blossoms, per tutti voi. Thank you.
Invece vi proponiamo anche un pezzo interessante, secondo noi, di un chitarrista molto in gamma che ho avuto la fortuna e anche l'onore di conoscere, che si chiama Roberto Cecchetto, che è di Milano, e ha scritto questo pezzo che mi ha colpito molto un po' per curiosità musicale che esso esprime, e si chiama Nowhere Man. Thank you.
Francesco Bertolini alla chitarra. Grazie. Il mio nome è Cristiano Giardini e a nome di entrambi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, per aver ascoltato la nostra musica, e ovviamente il ringraziamento va a chi ha organizzato tutto questo, ma per questo lascerò la parola a Francesco, che lui è più erudito di me. Io desidero ringraziare appunto la città di Monfalcone e tutti coloro che hanno creato la possibilità che questo concerto potesse esistere e possa esistere la musica dal vivo, perché credo che la musica dal vivo, la cultura dal vivo, che si possa fruire, sia la cosa più importante per le prossime generazioni. Quindi grazie ancora a tutti voi. E un ringraziamento speciale all'Istituto di Musica Vivaldi, a Ciglia Natura e al Comune di Monfalcone, che ci ha voluto qui. Insomma, grazie davvero di essere stati qui. Buona serata a voi.